Sono tanto felice di vederlo così bene dopo nemmeno una settimana. Vedi che i miei calcoli erano giusti? I suoi calcoli erano giusti. Erano i miei calcoli al fegato che erano sbagliati. Bentornati a questo nuovo episodio della nostra rubrica dedicata ai riassuntoni. Oggi facciamo un tuffo nel passato, precisamente nel 1980, con un cult della commedia sexy all'italiana. La dottoressa ci sta col colonnello, diretto da Michele Massimo Tarantini e impreziosito dalla presenza della splendida Nadia Cassini. Il professore Eva Russell, il dottor Lancetti, il mio braccio destro. Bene, molto onorato. Molto lieta. A piacere, Arturo Mazzancola, il suo braccio sinistro. Chirurgo anche lei. E per ora solo aspirante. Andiamo a scoprire questo film esilarante, condito con erotismo e un pizzico di follia. La ricetta perfetta per un film che è rimasto nella storia della commedia sexy all'italiana. Mi raccomando, lasciate un like se questa serie vi piace e non dimenticate di iscrivervi alla soffitta per non perdervi i prossimi episodi, perché vi assicuro che ne vedrete delle belle, anzi, di bellissime. Molto interessante visitare sì. Le corsie. Se permetti vorrei andare con lui. Lei è la padrona, può grazie. Fare quello che vuole. Il film racconta le esilaranti disavventure del colonnello Anacleto Punzone, interpretato magistralmente da Lino Banfi. Punzone è un medico che opera in un ospedale militare e, durante un convegno sui trapianti, conosce la giovane e affascinante professoressa Eva Russell, interpretata dalla sensuale Nadia Cassini. Anacleto è subito colpito dalla bellezza di Eva, ma la sua insicurezza virile lo blocca. Io mi sento complessato da un punto di vista misurazione sessuale. Io no! Eva, che lo chiama affettuosamente coglionello per via della sua pronuncia inglese incerta, si innamora a sua volta del colonnello e vorrebbe portarselo a letto. Caro coglionello Pizzone! Coglionello, colonnello, coglionello in Italia ha un altro significato. Mi dispiace, parla male italiano. Tuttavia, Anacleto si sente inadeguato e teme di non essere all'altezza. La soluzione al suo problema sembra assurda ma geniale. Chiede al suo sottoposto, il tenente Lancetti, interpretato da Bruno Minniti, di trapiantargli l'organo sessuale di una giovane recluta, Arturo Mazzancolla, interpretato da Alvaro Vitali, che è l'amante della moglie di Anacleto e noto per essere superdotato. E che è quella bestia lì? Non lo posso dire, mi vergogno. Il piano, ovviamente, non va come previsto. L'intervento riesce, ma l'organo trapiantato viene rigettato nel momento del bisogno, lasciando Anacleto in una situazione ancor più imbarazzante. Si ritrova con una voce da soprano, mentre sua moglie e l'amante passano tra le braccia del suo rivale. Che peccato. Coraggio, la vita continua. La conclusione del film, con il colonnello che canta nel coro delle voci bianche, è un finale esilarante e ironico, che lascia gli spettatori con un sorriso sulle labbra. La dottoressa ci sta col colonnello è stato girato in varie splendide località della Toscana, come Livorno e Pisa. Tra i luoghi più iconici del film, troviamo la facoltà di ingegneria, l'aeroporto Galilei, i Lungarni e il Viale delle Piagge. Colonnello, cosa hai deciso di fare allora? Ho deciso? Ho deciso di trapiantarmi il coglionello si fa l'operazione al fegato. Le scene all'ospedale sono state girate al Santa Chiara, mentre il suggestivo coro delle voci bianche che chiude il film è ambientato nella chiesa di Santa Maria della Spina. Anche l'Hotel Palazzo e Via Grande a Livorno fanno da sfondo ad alcune delle scene più memorabili del film. Può succedere, se succede, Cicci. Ah sì? Io la Cicci della roba, pezzettina, pezzettina, anche le ossa. Inoltre, alcune sequenze sono state girate in una clinica privata di Roma, accreditata nei titoli di coda. Che mascelle! Oltre ai protagonisti già menzionati, il cast di La dottoressa ci sta col colonnello è ricco di volti noti del cinema di genere italiano. Lino Banfi, con la sua straordinaria capacità comica, riesce a rendere il personaggio del colonnello Anacleto Punzone indimenticabile. È simpatico da morire quello, eh? Sì, poverino. È così indifeso. Sì. Fa proprio tenerezza. Tenerezza. Però c'è un carattere quel ragazzo che proprio bisogna saperlo. Nadia Cassini, con la sua bellezza mozzafiato e il suo talento, interpreta un'Eva Russell sensuale e irresistibile. Io sono tenace. Non faccio che pensare a te. E questo è il guaio. Ciao.
Alvaro Vitali, noto per i suoi ruoli comici, è perfetto nei panni di Arturo Mazzancolla e aggiunge una nota di comicità e bizzarria. Da oggi in poi verrà a casa e farà da attendente a te. Mia moglie. Piacere, Mazzancolla. Il film vanta anche la presenza di caratteristi come Lucio Montanaro ed Enzo Andronico, che arricchiscono ulteriormente la pellicola con le loro interpretazioni. Allo! Chi è? Che ci dobbiamo fare con questo? Era nell'anticamera e dice che aspettava ordini! Va bene, lo faccio entrare, basta che lei se ne va! Con vero piacere! Meno me vedo e meglio me sento! E non dimentichiamoci della bellissima Malisa Longo, nel ruolo di Giovanna Punzone, che aggiunge un'ulteriore nota di seduzione al film. Mio marito sa tutto sulle melanzane e sul pane. Sì. Anacleto non mi sembra il momento. La biografia di Malisa Longo, la trovate nella puntata del podcast a lei dedicata. Vi lascio il link nella descrizione del video. Lei è bellissima. Grazie, piuttosto lei è bellissima ed è anche molto fortunata. La dottoressa Ci sta col colonnello è un esempio perfetto della commedia sexy all'italiana. Un genere che ha segnato un'epoca e che continua a essere amato per il suo mix di ironia, sensualità e situazioni surreali. Nadia Cassini, con la sua bellezza e il suo talento comico, riesce a dare vita a un personaggio irresistibile, mentre Lino Banfi è straordinario nel ruolo del colonnello goffo e insicuro. Che splendore! Sono le melanzane! Melanzane! Melanzane, ha detto, ha imparato il pugliese! Sai come mi chiama a me? Coglionello! Coglionello, sì. Il film, oltre a divertire, offre uno spaccato dell'Italia degli anni Ottanta, con i suoi pregiudizi, le sue contraddizioni e il suo spirito goliardico. Un vero tuffo nel passato che non smette mai di affascinare. Giovanna, mi raccomando, Mazzancolla lo devi trattare benissimo, eh? Fallo mangiare bene, fallo star bene, perché ci tengo. Grazie. Cercheremo di farlo crescere così piccolino. Non ci vede. E con questo, cari soffittari, vi saluto. Se vi è piaciuto questo viaggio nel mondo della commedia sexy all'italiana, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like. E mi raccomando, scriveteci nei commenti quale attrice o quale film vorreste vedere nella prossima puntata. Alla prossima, sempre qui, nella soffitta di Pippo. Eva, hai un momento, sì, please? Grazie. Ci vieni, sì. Volentieri. Vedrai che io mi sentirò meglio, faremo delle cose stupende io e te. Balleremo tutta la sera. Ciao. Ciao. Ciao.